Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale video di Notebook Italia per un extra nella nostra recensione del Dell XPS 12, dedicato all'installazione di Ubuntu Linux. Come saprete, ormai da alcuni mesi, Dell e la community Ubuntu hanno avviato il cosiddetto progetto Sputnik, che ha l'obiettivo di realizzare una versione di Ubuntu ottimizzata per l'ultrabook Dell XPS 13. Il progetto si è recentemente concretizzato con una edizione speciale del Dell XPS 13, cosiddetta Developer Edition, che ha la particolarità di avere il sistema operativo Ubuntu Linux preinstallato e che è già in vendita negli Stati Uniti. Considerato che fra il Dell XPS 12 e il Dell XPS 13 ci sono fortissime attinenze, tanto che il primo può essere considerato come una versione tablet convertibile del secondo, abbiamo deciso di installare Ubuntu Sputnik e di vedere come si comporta. E così, dopo aver scaricato un'immagine di Sputnik e averla installata sul Dell XPS 12, al riavvio ci troviamo davanti all'interfaccia Unity di Ubuntu. Da qui possiamo andare a spulciare le informazioni di sistema e vedere che Sputnik è basata sulla versione 12.04 di Ubuntu. Grazie alle patch del kernel che sono state create per il Dell XPS 13, funziona quasi tutto. Abbiamo la possibilità di utilizzare gli shortcut da tastiera per abilitare o disabilitare le interfacce di rete wireless. Sia Wi-Fi che il Bluetooth funzionano entrambi perfettamente. Possiamo aumentare o ridurre la brillantezza dello schermo. O ancora possiamo abilitare e disabilitare la retroilluminazione della tastiera. E infine abbiamo anche i controlli audio, quindi possiamo disabilitare gli speaker o possiamo aumentare e ridurre il volume. Quello che invece non funziona è il touchscreen. Se proviamo a toccare lo schermo non succede nulla, e aprendo la shell possiamo verificare che effettivamente nell'elenco dei dispositivi di input riconosciuti manca completamente il touchscreen. La ragione è che Ubuntu 12.04 ha un supporto davvero molto limitato, embrionale, del controller Atmel Max Touch che viene utilizzato dal touchscreen del nostro Dell XPS 12. Un supporto che però è stato completato ed esteso nella versione 12.10 di Ubuntu. La soluzione più semplice è ovviamente quella di installare quest'ultima release di Ubuntu, e per farlo ci siamo serviti di una live caricata su una chiavetta USB. E a questo punto non dobbiamo fare altro che seguire la procedura guidata, che è abbastanza semplice e intuitiva. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione è non formattare la partizione di Windows o quella di ripristino se non volete rinunciare al sistema operativo originario. Completati tutti i passaggi ci ritroviamo davanti al desktop di Ubuntu, ma in questo caso con nostra grande soddisfazione abbiamo l'input mediante tocco sullo schermo. Possiamo usare il tocco delle dita per scorrere le icone della taskbar. Proviamo ad aprire le impostazioni di sistema e andare sulla schermata dettagli. E da qui abbiamo conferma che la versione di Ubuntu installata è la 12.10, quindi la più recente. Possiamo utilizzare il tocco per interagire anche con questa finestra, puntando il dito sulla cornice e spostandola sul nostro schermo. Ma la possibilità sicuramente più interessante con il Dell XPS 12 è quella di convertirlo ribaltando lo schermo sulla tastiera e utilizzarlo come un vero e proprio tablet. Vi ricordo che Ubuntu supporta nativamente le gestures a 3 a 4 dita, possiamo ad esempio effettuare uno zoom dalla finestra con un pinch a 3 dita, oppure sempre puntando 3 dita su una finestra possiamo selezionarla e spostarla sullo schermo. Inoltre con uno swipe a 4 dita potremmo aprire il launcher, ma ci sono comunque molte altre possibilità. Ne abbiamo già avuto prova, ma la shell ce lo conferma. In questo caso il controller touchscreen Atmel Max Touch è stato correttamente riconosciuto. Ritroviamo anche gli shortcut da tastiera che avevamo esaminato in precedenza, ma è comunque utile recuperare il lavoro che è stato svolto all'interno del progetto Sputnik. E per farlo possiamo sostituire il kernel generico con quello ottimizzato per gli ultrabook Dell XPS. È un procedimento abbastanza semplice, da riga di comando non dobbiamo fare altro che aggiungere gli archivi del progetto Sputnik e poi effettuare un aggiornamento seguito da un upgrade del sistema. Al primo riavvio avremo Ubuntu 12.10, il touchscreen e anche il kernel con le patch del progetto Sputnik. Resta ancora un bel po' di lavoro da fare, va ad esempio configurato il sensore di rotazione con il relativo orientamento automatico dello schermo, ma abbiamo comunque un ottimo punto di partenza perché tutte le principali funzionalità del portatile sono assicurate. Non mi resta che augurarvi buon divertimento con il Dell XPS 12 e Ubuntu.